Allora, direi che partiamo. Dicono che si sente bene da remoto, quindi ci siamo. Ok, allora. Benissimo. Allora, settimana scorsa abbiamo guardato fondamentalmente NumPy. È stata una lezione un pochino tecnica e questo giro cerco di essere un po' più, andare un po' più sul pratico, far vedere degli esempi. Chiaramente costruiti per far vedere le varie funzioni delle librerie che guardiamo, eccetera. E, ci focalizzeremo su Matplotlib, in generale le librerie per fare grafici. Però, visto che l'altra volta è venuta fuori la questione, io spenderei la prima parte della lezione su quello che sono i virtualenv e Jupyter, proprio un accenno, quantomeno vediamo bene i comandi per lanciare almeno i virtualenv. Allora. Qualcuno di voi usa le funzioni di virtualenv, Conda, o roba del genere, o installate brutalmente la roba con Python? Brutalmente su Python, perfetto. Allora, i virtualenv sono, per chi conosce Docker, è un po' lo stesso concetto applicato agli ambienti Python, sono degli ambienti isolati in cui i pacchetti vengono installati dentro una cartella specifica Questi ambiti isolati non hanno niente a che fare, sono indipendenti dal resto del sistema, entro certi limiti. Cosa vuol dire? Vuol dire che se devo installare dei pacchetti che magari hanno delle incompatibilità di versione con roba che serve al mio sistema, invece che installarli sul mio sistema, rischiando poi che quando lancio qualche altro programma esplode tutto, io li installo dentro questa cartella, sta tutto isolato lì, tutto magico. Nel momento in cui non ho più bisogno di avere quell'ambiente di sviluppo o quel progetto lì, siluro la cartella. E io sono tranquillissimo. Quindi sono contenitori isolati in cui installare i pacchetti che mi servono. Allora. La libreria standard di Python fornisce un pacchetto chiamato vuenv, che in realtà è una versione estremizzata di virtualenv, che farò vedere subito dopo. E io in generale tutti i miei progetti li gestisco con vuenv, tranne in alcune situazioni dove voglio avere degli ambiti un po' più sporchi, allora tendo a usare Conda, ma poca roba. Trovate tutti i dettagli sulla documentazione online, trovate mille guide, mille tutorial su questa roba qua, anche se alle volte è un po' difficile, vediamo se si vede, sì. Allora, di per sé, quello che uno va a fare, poi adesso appunto terminale ve lo faccio vedere al volo, io mi creo una cartella, ignorate la prima riga per il momento, io mi creo una cartella, entro in questa cartella, quella del mio progetto, che può essere ad esempio anche magari un repo git, può essere in generale la cartella dove butto tutti i miei file su cui voglio lavorare, lancio un comando che è python-m vuenv.vuenv, notare che qua sto usando il Python del mio sistema, non usarlo correttamente, e questo è il Python del mio sistema, fondamentalmente. E poi questo comando mi attiva l'ambiente. Adesso magari faccio proprio un esempio. Questo è un terminale, zoom un po'. Meglio. Quindi, projects. Ho una cartella projects, bellissimo. Allora. Allora, la cartella project ci butto dentro tutti i miei progetti, i miei esperimenti, le mie cose. Faccio una cartella, ad esempio, mkdir my project. Quindi qua dentro è la cartella dove voglio buttare tutti i miei file Python, il README, se voglio fare un repo git, tutte queste cose qua. Dentro. Allora. Boh, magari ci butta dentro un README, si fa uno scriptino Python, quello che vogliamo. Se io adesso voglio lanciare dei programmi Python all'interno di questa cartella qua, chiaramente devo usare quello di sistema. Facendo il vuenv, quindi usando Python vuenv.vuenv, mi scasino un po', a questo punto, esatto, la cartella se non è più vuota, ma c'è una cartellina chiamata .vuenv, che è il nome che gli ho dato io. Dentro la cartella vuenv,
dentro la cartella bin c'è un Python praticamente. Questo Python ovviamente non è quello che ho nel sistema, perché se io lancio il Python con il Python che è stato sul mio sistema, qua dentro ci ho installato di tutto, perché ovviamente se faccio esempio import NumPy probabilmente ce l'ho già installato. Import. Questo dovrebbe esserci, neanche questo, benissimo. Computer nuovo, non c'ho una mazza. Del sicuro non ce l'ho. Cosa che posso avere? Faccio l'esempio alla rovescia. Allora, attivo l'ambiente dentro la mia cartella, quindi source.env rabin barra activate. Come vedete, al momento nel mio terminale mi segnala che ho attivato l'ambiente.vm. Questa è una cosa che fa ZSH, penso che anche Bash lo faccia, ma non ne sono sicuro al 100%. A questo punto, se faccio pip install NumPy, lui fa tutti i suoi casini, ti dice che ci sono delle cose. NumPy a questo punto pip l'ha installato, pip è il package manager di Python fondamentalmente, è quello che mi permette di installare i pacchetti. Non l'ha installato dentro la home del proprio sistema, non l'ha installato nelle cartelle di sistema, non l'ha installato chissà dove. Se siete su Windows non l'ha installato in cartelle strane, ma l'ha installato dentro la cartella vmv. Infatti, adesso lancio Python col vmv attivato e faccio import. Funziona. Se apro un altro terminale e lancio il Python del mio sistema, ovviamente piccolissimo perché non lo trova, perché per l'appunto non ce l'ho installato sul mio sistema. Questo è comodo soprattutto se voglio avere versioni diverse, se voglio avere magari pacchetti con versioni diverse, perché magari voglio usare una libreria che ha bisogno di un NumPy 2 o 3 versioni prima, se non voglio sporcare, oppure magari se il mio sistema è un po' arretrato, cosa che succede ad esempio, e Ubuntu tende a essere per dei pacchetti a volte un po' datati. E se invece voglio una funzione che c'è solo nell'ultima versione di NumPy o di Pandas, in questo modo posso installare l'ultima versione, nel limite di quello che funziona o meno. E, la cosa divertente è che quando non ho più bisogno di questo ambiente isolato, io cancello la cartella.vmv e come se niente fosse. Questa cosa si può fare anche su Windows, la sintassi è leggermente diversa. Io purtroppo sono un po' lontano da Windows da un po' di tempo, quindi non mi azzardo a lanciarmi ipotesi su come siano i comandi e dovrebbe essere uguale. Sì. Tra l'altro, esatto, vero, se non ricordo male, nella documentazione dovrebbe esserci. Esatto. No, ti dà anche quelli di Linux, ma sono sotto. Da prima quelli di Windows. Sì, è proprio quella di Sì. Windows. E in che senso? Così praticamente sulla documentazione ufficiale si trovano tutti i comandi per eseguire questa cosa qua. C'è anche un modo per gestire versioni diverse di Python, io però non l'ho mai usata e quindi non mi azzardo a dare suggerimenti. L'ultima volta ho avuto dei problemi, ma parliamo di 7 anni fa probabilmente, quindi mi sembra si chiamasse Pi. Sì. Esattamente. Se vuoi fare vecchie versioni di Python, ti conviene usare con. Sì. Per uno che inizia, Conda sicuramente è la soluzione ottimale. Richiede un pochino più di tempo per fare il primo passaggio. L'ho aperto sullo stesso, sì. Diciamo, vmv è comodo per chi magari sta facendo un repo git, c'ha cioè i suoi comandini, i suoi script, le sue cose, è molto più comodo. Io lo preferisco. Faremo comunque l'evento virtualenv contro Conda con Zompa e ci picchieremo proprio su questa questione qua. Virtualenv è uguale, praticamente gli stessi comandi, e ha delle funzioni in più praticamente. E penso abbiamo un minimo di gestione del bagaglio. Ripeto, non entro troppo nello specifico, ma online si trova tutta la documentazione che serve.
Conda invece, soprattutto per chi comincia o per chi è sotto Windows, dopo. E Conda invece è un'altra alternativa, in questo caso sul loro sito, ci metterò un po' a caricare, ma Conda penso che sia supportato da una qualche azienda, adesso non mi ricordo esattamente com'era. Però diciamo che Conda fa tutto, ti gestisce i pacchetti, ti gestisce gli ambienti, puoi installare più versioni di Python e tutte le volte che crei un suo ambiente di sviluppo è isolato da quello del sistema e può avere versioni di Python diverse, pacchetti diversi, tutto. È un sistema interessante e sicuramente per l'uso scientifico è una delle soluzioni più ottimali, anche perché installando ad esempio la versione Anaconda, perché quando lo installi sali o Anaconda o Miniconda, Miniconda c'è solo il sistema Conda di base. Anaconda invece ti installa già di default tutti i pacchetti scientifici per in pratica, compreso Jupyter, compreso tutti i pacchetti che abbiamo visto e che vedremo, e anche tutta una serie di suite tipo il Navigator che ti aiutano, diciamo, a installare i pacchetti in maniera grafica. Cioè, c'hai un programmino con cui selezioni quali pacchetti, crei tutti i vari e ti crei i tuoi environment e tutto quanto. Io, esempio, Conda, ad esempio, tendo a usarlo poco perché di tutti i progetti che faccio li metto sotto Git e Conda, diciamo che con Git si prende un po' cazzotti alle volte perché devi averlo installato sul sistema, quindi se tu lo devi passare a uno che non ha il tuo stesso approccio al progetto non riesci a lanciarlo in pratica. Mentre con VMware basta che abbia Python. E comunque. Però, ad esempio, quando faccio degli esperimenti, quando provo delle librerie, robe del genere, Conda spesso è semplice da usare, più immediato. Io ho sempre un qualche ambiente che chiamo tipo Science o Neural Network, roba del genere, dove ci butto tutti i pacchetti che mi servono, quando ho bisogno lo lancio, c'è tutto, è morta lì, senza inquinare il sistema operativo. Cosa che invece una volta portava a situazioni dove tu magari installavi un pacchetto in una versione, poi a un certo punto lanciavi un'applicazione come utente e l'applicazione non partiva perché invece che avere Pillow 3.7 si trova Pillow 3.5 perché ce l'ha installato in una cartella del sistema come utente. E non è piacevole quando succede questa cosa qua. Un po' l'abbiamo superata questa cosa qua. E per chi sviluppa progetti ci sono anche, giusto per citarveni, Pipenv e Poetry che permettono, diciamo, di gestire un progetto in stile, per chi usano Node.js, scusate, giustamente. Pipenv e Poetry gestiscono il tuo progetto un po' in stile NPM nel mondo Node.js e Pipix che praticamente crea degli ambienti isolati al volo in cui installare un pacchetto e fare delle prove con Python con solo quel pacchetto lì. Pipix è interessante, non ho ancora trovato un caso d'uso che mi aggradi, però insomma, ha delle potenzialità. In futuro forse lo si vedrà più spesso. Comunque. Ora, brevemente Jupyter, giusto per chi di voi non ha mai visto Jupyter, tra l'altro, non è così scontato. Allora, come avete visto, le slide che ho, che vi sto facendo vedere, hanno all'interno dei blocchi di codice. Questo perché fondamentalmente io sto eseguendo un notebook Jupyter, che è composto da blocchi eseguibili, camuffato a modo di presentazione. Allora, io adesso per far vedere questa cosa qua devo spostare questo. Allora, Jupyter si installa come un pacchetto Python, quindi si fa pip install Jupyter-notebook, mi sembra, o Jupyter Lab se volete usare l'ultima versione, diciamo l'ultima interfaccia. Sarebbe la cartella dove ho le slide. Se io adesso qua faccio un nuovo notebook. Seleziono Python 3. Jupyter permette di fare dei notebook anche con altri linguaggi tipo Scala o Julia. Penso che si possa eseguire in parte anche del codice C e C++, però non è nato per quello. R di sicuro. Vado sull'home page, c'è tutto l'elenco nel sito. Vabbè. Comunque, il concetto è molto semplice. Jupyter è questa cosa qua che vedete. Là si vede sempre. Praticamente questo blocchetto che vedete qua in cima è un verso il più.
Quello che vedete qua fondamentalmente è un blocco in cui si vede il codice, ad esempio import py as np, giusto per in questo caso si fa shift invio per eseguirlo, e lui ha eseguito il codice. Adesso se io facessi ad esempio print np.version ed eseguo il secondo blocco di codice, lui stampa un sacco di robaccia perché devo fare... Praticamente io posso dividere il mio codice in tanti blocchetti, e questi blocchetti li vado ad eseguire quando mi servono. E la cosa interessante è che, ad esempio, io posso fare... Fammi vedere se c'è... Eccolo qua. No, perché volevo fare quell'altro qua, va, lo stesso. Per farvi capire, ad esempio... In questa cella qua genero inserisco nella variabile x un array da 0 a 1. Qua mi calcolo un altro vettore facendo l'elevamento alla seconda, faccio il quadrato dei valori in x praticamente, e qua magari faccio il grafico. Colleghiamo l'argomento di oggi. E plot. Magari questo lo spostiamo su, posso riordinare, fare quello che voglio. A questo punto faccio plt.plot, adesso poi i comandi di matplotlib li vediamo tra poco. E come si fa il suo grafichino. Poi mi accorgo che non era square la funzione che volevo io, ma era ad esempio x al cubo. Rieseguo la cella, lui in questo momento ha eseguito solo il codice della cella che ho lanciato, adesso rieseguo la cella del bagaglio, lui ha cambiato il grafico, ovviamente ho scelto una funzione che non si vede la differenza. Ho dei problemi a caricare. Fare x al cubo, cambio con la radice quadrata. Notare che questo non l'ho rieseguito, non ho rieseguito gli altri comandi, non sto rieseguendo tutte le volte il mio blocco di codice come faccio normalmente in uno script o da riga di comando, ma eseguo quello che mi serve. L'altro vantaggio di Jupyter, per cui si è diffuso, è che io posso creare anche delle celle che contengono del codice Markdown. Il Markdown è un, diciamo, è testo arricchito. Metto un asterisco titolo. Ed eseguo, lui praticamente il singolo asterisco dice che è un titolo di primo livello, asterisco sottotitolo, e volendo io posso anche ad esempio fare un elenco puntato, cosa da fare. Una cosa. La sintassi del Markdown, cioè ci trovano delle cheat sheet ovunque sul web, e fondamentalmente non fa altro che riconvertire alcune diciamo sintassi particolari in codice L. In questo caso, quando ho un esempio asterisco frase, lo converte in una lista ULLI per chi conosce un po' di HTML, e per l'appunto mi ha creato. I notebook si sono diffusi soprattutto per il fatto che permettono di creare una presentazione del proprio codice con tanto di scritte, di appunti, di note, descrizione di quello che si fa, e permette anche di scrivere formule matematiche, ad esempio. Se non sbaglio si faceva con il doppio. X dovrebbe essere così. Esatto. Usando quella che è una sorta di sintassi LaTeX, mi sembra, non vorrei dire delle cavolate, ma dovrebbe essere quella. Molto spesso oggi si trovano soprattutto codice di stampo scientifico o legato dei tutorial
lo si trova scritto direttamente con dei Jupyter Notebook, perché permettono da un lato di avere comunque una visualizzazione a codice, cioè pensata per scrivere del codice, e dall'altro permette di farlo rieseguire allo studente, fondamentalmente. Cioè, se io vi fornisco questo notebook, voi potete rieseguirlo sul vostro computer, a patto che installiate Jupyter. E potete provare, scancherare, modificare dei valori per vedere cosa succede, si possono inserire i grafici direttamente dentro, insomma, ha notevoli vantaggi. E quindi tu, quando vedete delle celle che vado ad eseguire, sono celle di Jupyter dentro le mie slide. Questo è uno strumento interessante, anche perché per fare delle prove è sicuramente molto più comodo che non dover tutte le volte rilanciare tutto il codice dagli albori quando si è fatto un errore. Perché se apro la console, a un certo punto sbaglio a importare la libreria o qualcosa, io devo chiudere e rilanciare tutto. E spesso devo cominciare a tornare indietro cercando i comandi nella speranza che ci siano ancora. IPython potrebbe aiutare, ma diciamo che... sicuramente Jupyter è più immediato. Vi invito tutti a provarlo, a vedere un po' come funziona, se può tornarvi utile in quello che fate. Va bene. Direi di aver dedicato anche troppo tempo a questa cosa. Ho qualcos'altro da dire, ma non penso. Okay. Va bene. Andiamo avanti. Chiudere qua, se non esplode, secondo me. L'ho chiuso, qua l'ho chiuso, e allora. Andiamo qua. Okay. Bene, Matplotlib. Allora, chiaramente maneggiare dei dati è interessante, ma se non li visualizzo mi servono a poco. E, quindi, a parte stampare i dati come abbiamo fatto l'altra volta a schermo, quindi vedevamo le tabelle, le informazioni e tutto, la cosa più interessante invece è provare a vedere proprio i grafici legati a un set di dati. E Matplotlib fa per l'appunto questo. È la libreria, diciamo, nativa Python per fare questo tipo di visualizzazioni. Non è l'unica, ce ne sono delle altre, e questa diciamo che è quella più a portata di mano per uno che comincia, per chi deve metterci mano e anche per chi deve fare un grafico alla veloce, anche se purtroppo tende a mostrare i suoi anni. È una libreria nata anni fa e ancora si porta dietro un malloppone di vecchio codice e di impostazioni vecchie. Anche se, per preparare queste lezioni qua, mi sono accorto che hanno sfoltito tanto. Negli ultimi anni io l'avevo usata poco, proprio perché era diventata pesante per quelli che erano i miei usi, e di recente ho visto che hanno snellito molto l'uso, il codice necessario per creare i grafici, diciamo, un pochino più avanzati. E, rispetto per l'appunto a quando ho cominciato io. Parliamo poi di neanche 10 anni fa, quindi in realtà non è che poi parliamo di un'era fa. Per l'appunto, Pyplot, che diciamo è il sottomodulo di Matplotlib che ci permette di fare gli effettivi grafici, perché per il resto Matplotlib contiene della roba per generare, per comporre un'immagine, quindi con i quadrati o le linee che vedremo nel grafico. Non voglio posizionarle singole una per una, voglio avere un grafico che gli dico, top, pigliati questi punti, pigliati questi colori, fammi un grafico che abbia un senso. Pyplot fa questa cosa qua. Purtroppo usa una sintassi pesantemente ispirata a quella che era la sintassi di MATLAB, che era questo linguaggio, era questa suite, in particolare un linguaggio di programmazione pensato per fare calcolo matriciale. E pensato, esiste ancora. E nel bene e nel male, perché per alcune cose avevano delle sintassi, dei sistemi molto interessanti, per altri vedremo che c'è della roba che non è proprio super intuitiva rispetto a come si scrive il codice oggi. Allora, intanto, questo è il comando per importarlo, a parte numpy.py che l'abbiamo già visto, e in questo caso non vado a importare solo Matplotlib, ma vado a importare un suo sottopacchetto che è per l'appunto Pyplot. Import Matplotlib.pyplot,
e si usa di solito l'abbreviazione PLT. Quindi questo ES dice questa roba qua me la importi con questo, sotto questo nome. Non so niente, buon segno. Adesso qua vi faccio un esempio, adesso lascio stare il malloppone di codice che c'è qua. Ecco qua. Adesso, pian pianino vediamo un po' cosa fanno tutti questi singoli comandi, eccetera. Questo è quello che fa Matplotlib praticamente. Partendo da dei dati, che vedete qua, e un insieme di configurazioni che gli vado a dare, e mi crea dei grafici di varia natura, dal grafico, diciamo, a curve, a un grafico a curve, può creare un grafico di, in cui vengono solamente visualizzati dei punti nel, in un piano, un istogramma o comunque un grafico a barre, o anche dei grafici più, diciamo, pensati per l'uso statistico, quindi come un istogramma che fondamentalmente è un grafico a barre, ma di solito viene effettuato un passaggio in più prima di stampare i dati, che è fondamentalmente il calcolo delle frequenze lavorando con i beams. Insomma, ma ci torniamo. Poi ho fatto un grafico composito, quindi fondamentalmente dagli stessi dati ho creato quattro grafici diversi, però la figura è la stessa, per l'appunto. Un grafico Matplotlib fondamentalmente è una figura che non me l'ha posizionata correttamente e avremo questo problema dei bagagli sballottati tutto il tempo, perché in base a quanto zoom me li mette più su più giù, c'è una logica ma non l'ho capita. Allora, di nuovo ignoriamo un attimo il codice. Quello che vedete praticamente è che lui crea tutta la parte bianca, è essenzialmente un'immagine, un PNG, un JPEG, adesso dipende, adesso non so modo come lo, quando è sotto Jupyter cosa crea, e uno, una volta creato il proprio grafico, lo può esportare come vuole, PNG, JPEG, PDF, perché per l'appunto serve per generare dei grafici che poi li vado a riutilizzare da qualche altra parte, o li visualizzo al volo. E, per cui, la parte bianca è un'immagine, ed è quella che viene chiamata figure, non ricordo mai come si pronuncia, comunque la figura, diciamo. Il singolo grafico, quindi pensate al, diciamo, al singolo riquadro, viene indicato di solito come axes o ax, e invece gli assi o axis sono invece proprio gli assi cartesiani, quindi l'asse x e l'asse y normalmente. Lo specifichiamo perché poi dopo magari dopo non ci perdiamo del tutto. Sul pratico qua l'ho rimesso perché così. Allora, va bene, allora vediamo un primo esempio. Allora, la prima riga viene direttamente dalla scorsa lezione e non è altro che all'interno di questo vettore x salvo i numeri da 0 a 1, in particolare da 1 a 0, oddio, i numeri da 0 a 1.5, e fa all'interno del vettore x, salvo un insieme di numeri float, in particolare 100, che sono la suddivisione dell'intervallo tra 0 e 1,5, che tanto non cambia niente, 0 e 1, e prendo l'intervallo tra 0 e 1, lo divido in 100 valori, e mi creo quindi un array di valori per l'appunto float. Allora, usando plt.title posso dare un titolo al grafico, e la funzione plot mi permette di disegnare un grafico all'interno del mio asse. Provo tutti insieme. Un po' di roba. Allora, la situazione più semplice che posso avere è quello di avere per l'appunto dei dati x. Allora, ho i miei valori per la x.
voglio stampare il grafico della curva y uguale x quadro, diciamo, lavorando sull'intervallo che ho selezionato prima. Quindi alla funzione plot gli passo i valori che ho, i valori che ho sulla x, i valori che ho sulla y, in questo caso i valori della x elevati alla seconda, e poi gli ho dato, ad esempio, gli ho indicato come il nome da dare all'etichetta del mio grafico. Questo è opzionale, mi servirà dopo per distinguerlo dagli altri. Plot.show mostra il grafico. In realtà su Jupyter io potrei anche non metterlo, però mi stamperà solo l'ultimo grafico che trova e lascia un po' di sporco. Invece se siete da riga di comando o tramite uno script Python classico, plot.show è necessario affinché il grafico venga effettivamente lanciato da qualche parte. Normalmente apre una finestrella a parte e vi trovate una finestrella con dentro il grafico. Per l'appunto, aggiungiamo il titolo. Una volta mi farò sta cosa qua, che bello. Aggiungo il titolo e magari gli do anche più grafici. Per l'appunto in questo momento lui ha creato una bellissima figura, ci ha messo dentro i tre grafici che gli ho detto, che sono il grafico con i dati con, della funzione y uguale a x, dove praticamente non è cambiato niente, quindi gli passo x anche come y, la funzione y uguale x quadro e y uguale x cubo, ogni grafico ha il suo colore, legend mi crea la leggenda, e show semplicemente mostra il grafico. Quindi, componendo i vari comandi della libreria, io posso costruire dei grafici più o meno complessi e più o meno elaborati. Andiamo a mettere 1.5 che si vede un po' meglio. Giustamente le funzioni vanno su. Notare che i grafici sono fatti per punti. Adesso voi vedete una curva, ma se ad esempio faccio solo con 10 punti, comincia a diventare una spezzata, perché giustamente io in questo momento gli ho dato solamente le informazioni su dove si trovano una sequenza di punti del grafico, e lui ha agganciato i punti uno per uno con delle lineette, e addirittura se facessi ancora meno si vede ancora di più. Dopo c'è un esempio con lo scatter che si vede un po' meglio questa cosa qua. Ok, andiamo avanti. Allora. Bon, l'esempio più stupido che posso fare con plot è quello di dargli un elenco di una sequenza di valori numerici. In questo caso lui prova a indovinare, ha dei default fondamentalmente, quindi lui dice ti ho passato una sequenza di valori, lui dice vabbè niente, prendo come, dato che deve rappresentare dei punti, prende la sequenza degli indici di questo bagaglio qua e li piazza lì, quindi al valore di indice 0 gli associo 1, al valore di indice 1 gli associo 2, indice 2, valore 4. Esattamente lui rappresenta gli assi con dei valori float perché y label gli dà un nome all'asse y. Io qua modifico ad esempio i valori o ne aggiungo un altro, uno. Mi ha aggiunto un altro punto. Chiaramente l'asse delle x è stato compattato rispetto a prima, perché prima arrivava fino a 2, adesso è arrivato fino a 3. Ma la rappresentazione dei punti rimane coerente con quello che gli ho passato. Qualunque cosa, quella cosa bella, voglio dire. Ok, invece qua comincia a vedere. Allora, qua cominciamo ad avere invece una situazione più sensata. Normalmente io quello che ho è una sequenza di punti, quindi per ogni coordinata io avrò una x e una y. Gli devo passare la sequenza delle x e la sequenza delle y come secondo argomento.
In questo caso, ad esempio, ho i numeri da 1 a 4, quelli invece che i valori che ho sulla y corrispondenti a questi valori da 1 a 4 invece sono i loro quadrati, semplicemente. E di nuovo il grafico che ottengo segue lo stesso principio, quindi piazza i suoi punti e collega tutto quanto con delle linee. E ottengo il mio bellissimo grafico. Come dicevo prima, io posso rinominare gli assi, cartesiani, quindi dare un nome con le funzioni xlabel e ylabel, quindi di prima, e poi cambio nome. Posso metterci quello che mi pare, fondamentalmente. Ad esempio che sull'asse x ho dei, che ne so, metri, che ne so, l'asse y non c'ho la velocità, che ne so. Posso rappresentare i dati che mi pare. E posso colorarli. Slide deve stare a parte, vabbè. Adesso. Ok. Allora. Fin qua la funzione plot semplicemente prende le x e le y che sono la rappresentazione dei dati, ma io questi dati li voglio anche rappresentare in un formato che sia accessibile visivamente. Se io comincio a fare più grafici uno sopra l'altro, dopo un po' non si capisce più la mazza, quindi vorrò selezionare ad esempio, se ad esempio ho più curve nello stesso grafico, voglio poter selezionare il colore delle singole curve, voglio poter selezionare come li visualizzo. In questo caso, ad esempio, il grafico visualizza sia i punti, gli esatti punti che vengono rappresentati dai dati, sia le tratteggiate. In questo caso facendo per l'appunto delle tratteggiate. Ora, Matplotlib fornisce questa sintassi compatta, che era uguale anche in Matlab, tra l'altro. In questo caso, ad esempio, con per l'appunto quelli che sono fondamentalmente quattro caratteri, io gli do il colore, ciano, il tipo di marker, appunto, e il tipo di linea. Ad esempio la doppia linea ti dà la tratteggiata. Se faccio una linea singola, mi fa per l'appunto la linea continua. Faccio ad esempio così, esploso, poi dopo. Vede male, ma in questo caso sta facendo la linea tratto punto, diciamo. E allora, un'altra questione che salta fuori, se io non uso questo comando qua, il grafico di default cerca di occupare tutto lo spazio disponibile, cioè così, il grafico cerca di occupare tutto lo spazio disponibile tenendosi un pochino di margine per non essere proprio attaccato ai bordi. Se io voglio avere più controllo, magari perché i range del mio grafico sono fissati da altre questioni, oppure perché voglio eventualmente dopo aggiungere degli altri dati, con plot.axis posso dirgli per l'appunto il range sull'x e la y in cui deve stare il mio grafico. In questo caso, tipo, dicendogli che, ad esempio, la x deve andare da 0 a 6 e la y da 0 a 20. Vedendo i dati che ci ho dato, ad esempio, qua parte da 1 a 4, 0 a 6, quindi ci sta ampiamente dentro, pare 10. Ovviamente poi il grafico può anche farci 1000, però direi che potrebbe risultare un attimo illeggibile. È uguale qua. Ovviamente qua c'è da stare all'occhio perché se ad esempio qua ci metto 1,
il grafico parte sul bordo, o addirittura se parto più avanti sto tagliando delle informazioni. In alcuni casi potrebbe essere quello che mi interessa, ad esempio se voglio visualizzare la parte importante del grafico ignorando degli outlier, quindi dei valori fuori range, o perché ripeto, magari ci sono proprio dei range che sono dovuti al problema nello specifico e non al grafico in sé. Allora, qua facciamo qualche esempio con i colori, ok? Ad esempio, la prima è praticamente l'esempio di prima col trattino continuo, ed è quella Ciano. Quindi Ciano, freccetta dove ci sono i punti, linea lunga tratteggiata, linea continua tratteggiata. Nel secondo caso invece gli ho dato come colore il rosso, come marker la O che è il pallino pieno, mi sembra che se gli do col punto mi fa un punto piccolo, con la O me ne fa il pallino bello pieno, i due punti gli danno la puntinata, diciamo, ok. Queste funzioni qua gliele posso passare anche con delle funzioni, diciamo, più con delle keyword. Questa qua è la sintassi compatta e spesso basta e avanza. A me, ad esempio, queste scritture qua non piacciono perché diventano incomprensibili. Diventa difficile capire che cosa cavolo sto scrivendo. Preferisco avere la roba scritta in maniera esplicita. Quindi, a parte il colore che qua l'ho passato, se faccio color G dovrebbe funzionare uguale, infatti. In questo caso gli dico esplicitamente che voglio il colore verde, lo stile della linea dashed, che è quella tratteggiata. Molti di questi attributi hanno delle abbreviazioni. Il colore penso sia C, poi però con la scatter fa del casino, infatti non è questo. Il colore va passato in questo modo, ad esempio line style c'ha l'S. E subito dopo dovrei avere quello col marker, se non ricordo male. Non doveva stare qua. Sono arrivato un po' lungo con le slide, quindi non sono curate come l'altra volta. Sì, qua ad esempio un altro possibile attributo è la larghezza della linea, lo spessore della linea. Nel primo caso è il default, nel secondo l'ho settata 3, il default penso sia 1 a sto punto, e l'envy 0.3. Devo aggiustare questa cosa qua, infatti qua manca. Okay. Esempio dopo. No, è sempre quella tratteggiata, scusa, quell'altro che volevo. Ah, ok. Ero perso. Allora, anche qua. In questo caso ho settato il colore, e per l'appunto col doppio trattino fa la dashed e con l'altro faccio il marker. Chiaramente qua non ho più di tanto controllo, cioè è lui che lo usa, per lui è uno stile di rappresentazione della linea. Penso ci siano dei comandi per poter settare anche quanto più o meno quanto è fitto o meno la tratteggiata o la puntinata, però adesso al momento non me li ricordo. Nella documentazione comunque c'è tutto, adesso non ci sono a guardare. Comunque, l'importante è comunque che uno, trovando le giuste combinazioni di parametri e di parametri di keyword, riesce, diciamo, a configurarsi il grafico un po' come gli pare. L'ultimo punto che volevo far vedere è qui. Così. Allora, per l'appunto, secondo me si può sarare anche quanto fitto è la tratteggiata, però ad esempio a me potrebbe interessare avere, in questo caso voglio avere sia la linea che il puntinato, e col punto trattino posso farlo. Il problema qual è?
E in questo caso lui mi sta rappresentando un puntino per ogni punto della mia x. Fa schifo. Come posso risolvere? Facendo due grafici. In questo caso gli sto passando il grafico di prima senza i puntini e di nuovo il grafico, ma questa volta gli dico di fare i pallini invece dei trattini. E usando la sintassi degli slice dell'altra volta, gli dico di prendere non tutti i punti, ma di prenderne uno ogni 10 in pratica. Facendo così, manca l'ultimo perché... Bravo. In questo caso sono due grafici uno sopra l'altro in pratica. Quindi c'è un grafico che è quello con la linea continua e l'altro con i puntini. Servire questa cosa qua perché ad esempio posso dare colori diversi. Ad esempio, in questo caso li ho dovuti separare, se no non riesco a avere abbastanza controllo come volevo io. Faccio prima il grafico con la linea continua e gli dico che di farmi una tratteggiata. Divertimento. E poi gli piazzo sopra un altro grafico, questa volta con i pallini ogni 10, diciamo. Seleziono il colore usando uno dei colori standard tipici dell'HTML. Non gli metto la line style e gli setto il marker. E questo mi dà la possibilità, diciamo, di creare un po' un grafico, diciamo, un po' più diverso dal solito. Mi ricordo che esempio era. Questa è la stessa cosa, però fatta il più possibile con la notazione, diciamo, compatta. A parte il colore, solo che dopo non posso selezionare. Per poter selezionare i colori usando questa sintassi qua, dovrei usare per forza le notazioni quelle corte. Ad esempio, il viola non c'era tra le lettere che mi sono venute in mente. Magari c'è, dove trovare delle tabelle. Per farlo così ho dovuto per forza selezionare la parte. In questo caso però viene applicato su tutto il grafico. Se voglio avere due colori separati devo lavorare come ho fatto prima, invece. Bene. Finora abbiamo visto dei grafici a linea o puntinati, però fondamentalmente sono sempre i grafici a linea. La scatter viene utilizzata di solito quando voglio rappresentare dei punti nel piano, quindi una cozzaglia di punti sparpagliati, senza le linee di congiunzione, ma solo con solo dei punti. Vedere. Un attimo. In questo caso per l'appunto ho un attimo il colore, però i punti sono 0,2, 1,5, 2,1, 3-2. Passo la scatter esattamente come ho fatto prima, i valori per l'X e i valori per la Y, e lui mi piazza un pallino in ogni posizione. In più, in questo caso, gli passo anche un valore per il colore. Allora, notare che in questo caso, invece che passargli un colore, come ho fatto prima, secco per tutti, che si può fare anche qua volendo, prende. Me li fa tutti verdi, mortali. Invece in questo caso posso indicargli per ogni punto un valore per il colore. Ora, chiaramente un colore richiede una codifica RGB o un nome standard, con un solo numero, invece per ogni punto gli passo un valore intero, comunque un valore numerico. Per visualizzarli in una maniera sensata, lui sfrutta, diciamo, una color bar. O meglio, sfrutta una color map. Praticamente è una scala di colori che va da minimo a massimo, fondamentalmente. In questo caso lui si è preso come minimo il 10, come massimo il 50, che sono il più piccolo e il più grande della mia sequenza. E praticamente sono scale, è come una scala di grigi, praticamente. Quindi più intenso il colore, più il valore è alto, più sarò da una parte del grafico, meno sarò dall'altra. Se riesco. Un
Arcimap. Qualche punto in più in realtà per renderlo un po' più segnato. La color map inferno, su quelle che sono vengono utilizzate per fare tipo delle heatmap, per fare situazioni dove devo indicare ad esempio la temperatura. O ad esempio quando si fanno sono le immagini la foto infrarossi è a colori, ma non rappresenta dei colori, rappresenta l'intensità della frequenza che sto andando ad analizzare. E di solito si utilizza questa roba qua perché risulta più semplice per noi associarla a un'intensità più o meno alta, come si fa con la temperatura. Dove c'è la temperatura più alta, lo indichiamo, lo facciamo in rosso, dove è più bassa lo facciamo in blu. Adesso inferno va in realtà dal viola al giallo. Sarà hit, non mi ricordo. Queste sono un po' che non le uso, vabbè. Comunque. E notare che C nella plot di prima non c'è. Se io sostituisco scatter con plot, C non funziona. Penso che si possa comunque fare, ma non è questo l'approccio giusto. La scatter, diciamo che permette di fare meno cose rispetto a una plot, ma accede a delle altre funzionalità. Per far vedere la colorbar, devo però dirglielo, quindi lanciare plot.colorbar, se no non la mette di default. Questi grafici servono ad esempio se ho un accozzaglio di punti, ad esempio dei dati raccolti, ad esempio dei dati geografici. Ad esempio raccolgo dei dati e per ogni dato ho le coordinate geografiche, voglio vedere come sono distribuiti nella mappa, diciamo, i miei punti. Se io qua dietro ci mettessi la mappa della zona e poi stampo i punti usando le coordinate, ottengo esattamente quello che voglio. Di per sé, tra l'altro, quando usate una qualche. Quando mettete un puntatore su una mappa, concettualmente è come se fosse una scatter, e ogni puntatore non è altro che uno dei punti rappresentato. La mappa è semplicemente lo sfondo del nostro grafico. Anche che le coordinate geografiche non sono altro che co coppie di punti. Vediamo se dopo c'è un esempio più significativo. Questa è una cosa interessante della scatter e di altre. Di diverse altre funzioni di ProTrib. Invece che passargli i dati come ho fatto prima, quindi gli passo la X, gli passo la Y, gli passo in questo caso un oggetto strutturato. Questo sarà utile soprattutto con Pandas. Perché Pandas salva i dati con un concetto molto simile. In questo caso i dati sono solo all'interno di un dizionario, ma ci sono diverse librerie che forniscono degli oggetti strutturati in cui io accedo ai dati tramite un nome, in pratica. In questo caso cosa succede? Che all'interno del nome X gli associo le X dei miei punti. Questo qua purtroppo non si vede a modo. Le Y le calcolo dopo accedendo direttamente ai dati. Quindi in questo caso sono i valori tra 0 e 50. No, scusate, sono i valori tra 0 e 50, per 1, 2, 3 fino a 50, genero dei valori per la Y, in questo caso li sto generando randomicamente intorno all'asse, sono praticamente sono generati dalla retta 10x più, no, è x più 10 per, ok, seguono praticamente l'asse Y uguale a x. E aggiungo un po' di rumore con la seconda funzione, 10 per dei valori calcolati usando la gaussiana standard, praticamente. Poi, chi se ne frega, ho generato un po' di valori, questi potrebbero essere ad esempio stati raccolti sul campo, in pratica. E in questo caso gli passo anche una lista di colori, vedendo la lettera C, esattamente come ho fatto prima, in questo caso generati completamente a cazzo. E la stessa cosa faccio anche per una variabile size. Quando vado nella scatter, a questo punto, invece che passargli data di x, data di y, c uguale data di c, gli passo direttamente data uguale data e nelle varie variabili gli passo solo il nome che mi serve.
Questo rende il codice spesso molto più snello, soprattutto quando magari voglio analizzare più parametri. Per l'appunto, in questo caso, vedete che l'x e la y a questo punto sono i miei dati, il colore dato dai valori in C, la size sarebbe la dimensione del pallino in questo caso. Notare che io posso anche mettermi qua e provare a scambiarle, ad esempio. Non so se funziona, mi dà dei problemi di sicuro, però forse posso cambiare la x. Ad esempio, ecco qua. Poi distrugge tutto. Se io cambio il nome nelle varie posizioni, in caso non è molto significativo, mi piace perché non gli piace perché y contiene dei valori negativi. Aspetta. Ad esempio, posso fare questa cosa qua, ad esempio. Fare un'idea. In questo caso gli passo come size il valore stesso della x, infatti vedete che man mano che mi sposto sui valori positivi dell'asse x, la dimensione dei pallini è sempre più grande e non dipende dall'altezza, robe strane, ma solo dal valore. Se facessi con .abs con la y, stessa cosa, per dare un'idea. In questo caso stessa cosa, ok? Adesso qua sto giocando fondamentalmente con parametri, però cosa si possono fare? Questa è una sintassi comoda in tante situazioni e tra l'altro questo è stato uno dei motivi per cui a un certo punto ho abbandonato Matplotlib, ad esempio. E c'è stato un momento in cui Matplotlib aveva ancora per fare anche delle cose di base, dovevi passare a delle sintassi estremamente rognose. E per il codice che scrivevo all'epoca era diventato più un rallentamento che un vantaggio avere una libreria così semplice. Ed ero passato a Bokeh, che è una libreria estremamente più complessa in realtà. E perché usi Python per scrivere la parte dietro, ma i grafici vengono generati con del JavaScript. Quindi c'è un doppio livello praticamente. Puoi fare dei grafici dinamici, ma e perdi una parte la semplicità tipica di una libreria come Matplotlib. Con le sintassi nuove, con il fatto che tutta sta roba qua funziona, adesso si lavora, oddio, cioè questa qua era la sintassi standard non tanto in Bokeh, ma in HoloView, che è una libreria che usa Bokeh per fare grafici più strutturati. Comunque. O così o quell'altro, dipende anche un po' dal progetto. Alle volte magari io ho i dati già strutturati dentro, ad esempio, un data frame di pandas, o perché mi arrivano così da un altro oggetto, gli passo direttamente l'oggetto. Potrebbe essere una classe, potrebbe essere varie cose. Insomma, non è detto che ce li ho già in versione vettoriale, magari devo scrivere il codice per gestire in vettoriale, perdi di tempo. Chiaramente gestisce anche delle variabili categoriche. Allora, giusto per metterci dei dati calcolate al volo. E quanti di voi usano come sistema primario Linux? 1, 2, 3, 4, 5. Quanti Windows? 2, 3. E quanti Mac? Conosciamo a 0. Insomma tutto. Oh, bene così. Non scrive niente nessuno, quindi. Ecco. Allora. Devo capire cos'è quel lavoro qua, ma. La libreria con cui si fanno le slide, così purtroppo comincia a sentire i suoi anni, anche perché adesso Jupyter sta andando in un'altra direzione e questa libreria sfruttava un vecchio sistema, in pratica. Adesso si sta andando verso Jupyter Lab. E quindi ci sono alcuni problemi che non sono mai stati risolti. Secondo me si risolve, ma non so come questa cosa qua, dei grafici che sballottano. Però col fatto che probabilmente tra un po' questo non funzionerà neanche più questa libreria qua, quindi dovrò trovare delle alternative. Ma forse l'ho anche già trovata. Allora. Oh, cavolo. Un secondo.
fatto? È tornato indietro. Giro. Scusate, è stata una giornata lunga, sono un attimo in difficoltà. Ok, sono tornato. Allora, per l'appunto abbiamo inserito i dati che abbiamo raccolto adesso al volo. In questo caso, invece che fare una curva o un punto, una sequenza di punti, ho fatto delle barre. Questi sono i grafici più tipici del mondo degli istogrammi, della statistica, dove voglio rappresentare dei dati tutto. E tutto. Sto usando plot.bar. La cosa, in questo caso ho usato però dei nomi, invece che usare passaggi dei valori numerici, ho passato delle categorie, che è quello che mi aspetto. E Matplotlib non si pone neanche il problema. Quindi i suoi nomi li usa come variabile x e mette i valori come altezza del bagaglio. Questo. Con i dovuti limiti si può utilizzare anche con altri grafici, per l'appunto faccio. No, no, devo rimetterci quelli di prima, però sì. Perché ho un problema, non ho page up e page down in questo computer. Non ci sono. Ah, sono qua, trovato. L'ho trovato, perfetto. Un attimo. Rilancio questo qua. Torno giù. Blocchiamo questo, così non mi rompo le scatole. Sto riutilizzando i values di prima. Ecco. Diciamo, le dovute accortezze si può utilizzare le categorie anche con i plot o gli scatter fondamentalmente. Pensate ad esempio a un grafico con delle unità temporali come x, quindi una sequenza temporale. Io sotto spesso non voglio metterci un numero, voglio metterci magari il timestamp, quindi so, la data o l'orario in cui è stato preso quel dato lì. Quello funziona un po' in una qualche maniera, ma con Pandas con Pandas e Seaborn si dovrebbe riuscire a fare della roba già più decente. E niente, comunque, possiamo usare le categorie per i bagagli. Qua cominciamo a vedere, tra l'altro, il discorso del layout, ovvero io posso generare i singoli grafici uno per volta e poi agganciarli esternamente, posso metterli uno sopra l'altro, posso fare quello che voglio. Ma Matplotlib fornisce una struttura, un sistema proprio per creare dei layout di grafici, perché magari voglio avere, come in questo caso, tre grafici uno di fianco all'altro, che magari condividono gli assi. Per fare questo, diciamo, uno dei due metodi principali è quello di usare la plot.figure. FigSize serve per dirgli praticamente l'aspect ratio e un po' di zoom. Adesso dovrei andarmi a guardare il modo della documentazione, comunque. E se io quasi facessi 9,9 verrà un grafico quadrato per l'appunto, solo che giustamente avendo tre grafici, se ci metto 12 e 4 dovrebbe venire un pochino più zoomato, tipo. Esatto, prima era un pochino più snello, direi. E comunque, plot.figure crea il contenitore dei nostri grafici. Gli do, diciamo, questo aspect ratio, comunque le dimensioni del grafico. E qua c'è un refuso di MATLAB, grosso come una casa, che è plot.subplot con questa sintassi qua, che è bella e compatta, ma mi fa sembrare un po' fatto un attimo a caponare la pelle. Praticamente gli vai a dire il primo numerino è il numero di righe, il secondo numerino è il numero di colonne, il terzo è l'indice partendo da 1 del grafico all'interno di questo schema. Quindi
Quindi, ad esempio, qua voglio fare il plot, che è il grafico a linea, gli vado a dire, sono tre grafici, una riga, tre colonne, quindi è 1, una riga, tre colonne, grafico 1. Lancio il comando per creare il mio grafico plot. Poi voglio fare il secondo, una riga, tre colonne, grafico 2. E in questo caso lancio la scatter. Stessa cosa col 3 e vado qua. Di nuovo, questa è una sintassi che deriva diretto da MATLAB praticamente. Uguale anche lì, non ha niente da che fare con l'informatica perché partirebbero quantomeno da zero probabilmente. Se ad esempio io gli dessi invece che 3, 4, non cambia nulla perché non cambia nulla a parte l'aspect ratio, ma dargli tipo 4 dovrebbe, esatto. Giustamente non gli ho detto di metterci nulla nel terzo grafico, lui mi lascia il vuoto. Questo permette di fare dei layout più o meno complicati, chiaramente con una sintassi a matrice, quindi numero di righe e numero di colonne. E se vado il passo dopo, adesso qual è il tuo problema esistenziale? Esistenziale che ha perso la X. Pigliato. Allora, in questo caso invece gli voglio far fare un grafico con 4, sono 4 grafici, in questo caso con una struttura 2x2. Il primo grafico è la funzione y uguale a x, il secondo y uguale a x quadro, y uguale a x cubo, y uguale a radice di x, insomma nulla di stratosferico. Tutte chiamate plot. In questo caso, invece che usare figure, usare plot.subplot, si utilizza la funzione subplots, nomi spettacolari, che butta fuori l'oggetto figura e l'oggetto assi, diciamo, è fondamentalmente l'elenco di tutti gli assi possibili. Vi ricordo che la figura è tutta l'immagine. Gli assi sono i singoli grafici rappresentati. Quindi, giustamente, axes in questo caso avrà una struttura tipo matrice. Quindi esattamente come in NumPy ci accedo dandogli l'indice di riga e l'indice di colonna. Volendo posso accederci anche facendo accederci anche in questo modo qua, dovrebbe funzionare. In ogni caso Axis è una struttura matriciale, quindi in questo caso sarà un elenco di elenchi di grafici o una matrice di grafici fondamentalmente. A cui posso accedere singolarmente e posso pestarci dentro quello che voglio. Notare che, ad esempio, se io voglio dare un titolo solo al secondo grafico, cosa faccio? Non vado a lanciare plot.title o fig.title. Fig.title non funziona. C'è plot.title, va. Così, no. Io continuo a guardare nello schermo lì, ma c'ho il doppione anche qua. Non so per quale motivo faccio questo. Ah no, lo attacco all'ultimo. Createvi di plot.title. C'era un modo per metterlo sulla figura in generale, ma non me la ricordo più. Perché fig.title secondo me non funziona. Figo, eh. Quale? Per quello dici, ma è che plot punto in realtà ha funzionato, ma l'ha messo solo sull'ultimo.
perché lo vede come l'ultimo oggetto grafico che generato, che non è quello che vorrei, vorrei metterlo all'intera figura. C'è un modo per farlo, ma non me lo ricordo. Cosa, il title? No, non fa assolutamente niente. Non va bene. Sì, ma non avrebbe senso quella cosa lì. A livello proprio di codice. Cioè, io l'ho messo lì dentro e mi sono sbagliato, eh. Cioè, ero convinto di aver cliccato sotto. E non era voluta quella cosa lì. Cioè, perché giustamente questa riga qua genera l'array. Non c'entra niente col grafico. Comunque, quello che alla fine volevo far vedere è questa cosa qua. Se io voglio, ad esempio, dare un titolo specifico al secondo grafico, io accedo al, per l'appunto, il secondo grafico, che è riga 0, colonna 1, dico title. È successo qualcosa. Size, share x, share y. Questo è il problema che vi dicevo legato al fatto che è una libreria vecchia. Ci sono delle. Anche secondo me, ma non me lo vedo. Anche secondo me. Label però gli piace questo. Esatto. Era questo. E questo è dovuto al fatto che è stato Matplotlib è stato lavorato in tanti anni. Quindi ci sono delle parti di Matplotlib che sono delle sintassi che ci avranno 20-30 anni e che non sono più quelle che ci aspettiamo da una libreria del genere. La roba di uso più comune l'hanno tutta quanta riconvertita con una sintassi che c'è su tutte le librerie che ho provato finora. Ma poi tipo arrivi qua e invece che fare punto title, fai punto set title. Che non c'è. Guarda. Sì, no, no, ma a volte è un dramma. C'erano delle situazioni dove andavi a cercare, l'unico modo per fare una cosa, dovevi andare a cercare un qualche tutorial di qualcuno. E sperare che non sia rotto o troppo vecchio. È stato un periodo che era tutto così. Adesso, sinceramente, il grosso delle funzioni che servono nel quotidiano vanno. Cioè non riesco a pensare a nulla di cui potrei aver bisogno a breve termine, perché non riesco a fare con le sintassi che abbiamo visto finora. Cioè. Anche qua comunque setTitle non è una roba così strana, probabilmente perché punto title ce l'hanno come stringa e gli va a rompere qualcos'altro se lo trasformano in una property. Vabbè, quello è un problema loro. Comunque, tornando a noi, e accedendo per l'appunto ad access riga colonna, ottengo accedo all'oggetto e posso fare delle cose. Quindi mettergli un grafico, dargli un titolo, probabilmente posso modificare gli assi, posso fare tutta una serie di operazioni. E ho controllo su, per l'appunto, ogni elemento del grafico. Vi faccio notare che in questo caso gli ho dato anche due parametri quando ho creato la figura, che sono share x e share y, che permettono di condividere gli assi. Quindi in questo caso, ad esempio, l'asse y è condiviso su tutta la riga. Questo vuol dire praticamente che la parametrizzazione, anche sotto in realtà è lo stesso. La parametrizzazione è la stessa, infatti vedete che questo grafico qua non sta prendendo tutto. Se io lo rendo più palese. Se io disattivo sta robaccia qua, ovviamente ogni grafico va per i cavolacci suoi e come vi ho detto prima, lui cerca di riempire tutto lo spazio disponibile, però a questo punto tutti i miei assi hanno dei range diversi. Quindi, ad esempio, il primo va da 0 a 1 e 4, il secondo da 0 a 2. In questo modo invece posso vedere facendo in questo modo, senza dover andare a settare singolarmente i range,
lui si trova un buon compromesso che prova da bene per tutti. Questo è comodo soprattutto quando ho dei dati, quando ad esempio voglio analizzare, voglio confrontare dei grafici. Adesso quella è una casistica che si vedrà meglio con Pandas, in cui praticamente voglio fare proprio, ad esempio ho 10 variabili e voglio fare tutti i singoli confronti. Per fare questa cosa qua di solito si fa una struttura di grafici a matrice, in cui praticamente metto tutte le varie variabili, diventano o la x o la y del singolo grafico. In quel caso lì io ho bisogno di avere lo stesso asse, di avere gli stessi assi, in modo tale da poter effettivamente confrontare i dati in maniera coerente. Comunque, a parte questo, direi che ci siamo. Vabbè, questo è un esempio con una distribuzione. In questo caso uso la funzione ist, che a differenza di bar, fa sempre un grafico a barre, fondamentalmente. Adesso qua sono un po' piccoline, ma è il grafico a barre di prima, attaccati in questo caso. Ma l'istogramma in realtà fa un'operazione in più, ovvero prima di stampare i tuoi dati, fa un'operazione di suddivisione in bin, in pratica. Cioè, cosa vuol dire? Io gli passo dei dati sul... In questo caso sono delle campionature, pensate dei valori presi da un sensore, delle misurazioni in pratica. Ad esempio, in questo caso, nell'esempio, ho preso l'altezza media di una persona e la deviazione standard. La sua deviazione standard. Se io vado a campionare dei dati, magari ho 10.000 campioni e sono tutti numeri sparpagliati sull'asse reale. Se io voglio vedere la loro distribuzione, quello che faccio è li divido in blocchetti, quindi ad esempio da 100 a 110, da 110 a 120, 120 a 130, okay? E conto il numero di campioni che stanno in ogni singolo blocchetto e questo mi dà la frequenza del mio dato. Questa cosa qua permette soprattutto di evitare situazioni dove i tuoi dati sono troppo sparpagliati. Se ad esempio ho... prendo l'esempio misuriamo la misura delle scarpe dei ragazzi di una scuola. Magari c'è il 45 compare molto di più del 44, ma magari è dovuto solamente a un colpo di sorte, fondamentalmente. Quello che mi interessa è l'andamento generale. Se tra il 43, 44, 45 è il numero più diffuso, mi interessa che il 44 era un po' più basso degli altri, quindi magari li accorpo tutti insieme e la frequenza diventa mediata per piccole zone. Vabbè, questo per dire che ist non è come gli altri grafici che ti fa vedere i dati brutalmente, ma fa una prima elaborazione. Quindi, in questo caso mi sono generato una distribuzione di dati sensata, sono dati generati con una gaussiana, quindi sono distribuiti per appunto una curva normale, in caso per mu e sigma, per avere effettivamente i dati con questa distribuzione. Quindi x contiene i campioni che ho misurato sul campo, bins è il numero di, per l'appunto, suddivisioni che vado a fare, density gli serve per fare in modo che la somma faccia 1, diciamo, quindi invece che avere il conteggio o la probabilità, diciamo, che quella categoria lì sia la probabilità di quella categoria lì, e poi genera per l'appunto questo grafico stampando i dati per quello che sono. Qua ho messo la label di uno e dell'altro. Quindi, la parte umana. Devo aggiustarlo perché sennò non si vede la mazza. Problemi con i grafici. Allora, rispetto al grafico fatto 2 secondi fa, io qua ho aggiunto, torniamo, fn up. Allora, qua vedete che intanto ho i dati messi un po', cioè per l'appunto sempre quel giochino dei margini che dicevo prima. E
A me piacerebbe, ad esempio, avere un modo di poter leggere un po' meglio i dati che ho. Un modo è quello di aggiungere una griglia, in modo tale da avere una visualizzazione più sensata, diciamo, delle informazioni. Plot.grid mi crea la griglia. Però se non vado a modificare l'axis, mi fa sta cosa qua, che mi dava un sacco noia quando ho generato il grafico, ovvero la griglia non prende i bordi. Si risolve abbastanza bene se modificando leggermente l'asse dell'X, poi aggiustato un pochino anche in verticale. Okay. Questo mi può dare una mano, ad esempio, per capire a modo i valori raggiunti dal grafico giù di lì. Interessanti. E l'ultimo step, che però secondo me non si vedrà una mazza, infatti, c'è la possibilità di aggiungere, è veramente ingestibile, però cambia qua, troppo testo. Allora, questo vi fa vedere che posso aggiungere all'interno del grafico niente, non c'è proprio modo. Posso aggiungere all'interno del grafico, praticamente, dei blocchettini di testo, ad esempio, che mi permettono di, ad esempio, indicare oggetti. Questa cosa serve più magari quando si vanno poi a fare delle presentazioni o, ad esempio, voglio creare un grafico da inserire, ad esempio, un ricercatore magari fa il grafico col suo codice, eccetera, e poi i risultati che ho ottenuto li vuole inserire all'interno del paper, dell'articolo, diciamo. Però magari non voglio metterci solamente il grafico secco, ma voglio metterci qualche indicazione. So qua ho indicato il valore medio, ma non è quello il punto. In alcuni casi ci sono dei grafici che magari vanno indicati alcuni punti specifici, o vanno cerchiati o segnalate delle cose. Uno può prenderlo e farlo con un programma di grafica esterno, o alcune funzionalità ce le hai anche qua dentro. In questo caso ho aggiunto due righe di testo che sono mu uguale a 178 e sigma uguale a 15. E mu e sigma sono semplicemente caratteri Unicode, quindi come i caratteri speciali della tastiera, tipo le accentate, eccetera. Adesso si trovano praticamente tutti. E per il resto ho usato i valori che c'era qua sopra. Chiaramente gli dai la posizione x e y secondo il range che si ha, quindi in questo caso ho messo 140 e 0,27, 25, ok? Oppure c'è la funzione annotate che permette, ad esempio, di mettere del testo con la freccettina e tutto. Tutte funzionalità che tornano comode, ne sempre uno cosa deve fare fondamentalmente. Direi che siamo quasi in fondo, esatto. Allora, la parte di Seaborn io purtroppo non sono riuscito a preparare le slide e quindi diciamo ne parlo un po' in generale, anche perché purtroppo negli ultimi anni mi è capitato di usare veramente poco le librerie per fare grafici. Ho sempre avuto a che fare con progetti dove la rappresentazione grafica non era così essenziale o si usavano delle tecniche particolari. L'ultimo giro, ad esempio, stavamo lavorando su del testo, quindi non è che ci fai dei gran grafici con del testo. A parte qualche istogramma, ma poca roba. Quindi cercherò magari Sibon dentro di fare qualche esempio mentre guardiamo Pandas la prossima volta. Diciamo che Sibon è una libreria costruita sopra a Matplotlib, quindi sotto usa, sono grafici Matplotlib fondamentalmente. Ma intanto dà comunque uno stile grafico un pochino più pulito e migliorato rispetto a Pandas, anche se utilizza, diciamo, le funzioni proprio super di base. E adesso il rel plot è già una cosa più particolare che tra l'altro la devo riguardare prima di, se non voglio dire delle puttanate. E quello che voglio dire. SNS punto. Scatterplot.
proprio un assaggio velocissimo, ytip. Allora. Non mi ricordo la sintassi. Aspetta. Ah. Aspetta. Figata di Jupyter. C'è la documentazione accessibile in questo modo qua. Scrivo una qualunque libreria, modulo, funzione di Python, gli aggiungo il punto di domanda in fondo, lo eseguo e lui mi apre la documentazione. Ah, prende data all'inizio. Ecco. Per l'appunto, io Seaborn l'ho utilizzato per un sacco di tempo, perché facevo le stesse cose che facevo con Matplotlib, però mettevo un tema grafico e mi piaceva di più. Tutto lì. I grafici erano più belli, semplicemente. Quindi spesso lo usava anche solo per migliorare i grafici di Matplotlib. Adesso però, visto che hanno un sacco di roba tosta, ma non l'ho ancora esplorata così a fondo. La prossima lezione direi che ci faccio, guardo quello che mi serve. Comunque data. Ah, perché dopo gli dai x e y. Ho capito come hanno fatto. È la sintassi che c'hai anche con Olovio. Quindi sta diventando lo standard sta cosa qua. Se non è tips. E tip. E due scatole. Cosa vuole lo scatterplot? Io? Stavo facendo caricare i dati di 30 slide fa. Ok, per l'appunto. E scatterplot praticamente è l'equivalente della scatter di Matplotlib. Tra l'altro penso che cambia anche, a parte la sintassi per passare i dati, cambia veramente poco. In questo caso Seaborn vuole la sintassi a oggetto strutturato, quindi gli passi l'oggetto data e gli indichi qual è la colonna, diciamo, comunque il nome del vettore di dati che vuoi utilizzare. E notare però che senza aver toccato niente, perché io qua non ho specificato niente come configurazioni. Cioè prima anche solo per fare la grid dovevo fare plot.grid. Se volevo avere gli assi dovevo specificargli io a mano. Seaborn di default mette i nomi sugli assi. Ti fa la griglia, lo sfondo non è più bianco ma c'ha questo azzurrino, qualcosa, toglie gli assi, che ad esempio il mio cambio piace di più, ad esempio come impostazione, e fa tutta una serie di altri magheggi, diciamo. Volendo, secondo me posso dargli anche US Smoke, ad esempio, ecco, anche qua vedete. Cioè, senza che gli abbia detto niente, lui quando gli ho dato UE, che lo usa come indicare il colore, penso. Sì, anche perché l'altro è... No, è col il colore. Perché non ho specificato col. Col sono le colonne? Ah, è vero. Ripeto, Seaborn è veramente tanto tempo che non lo uso. E, tra l'altro fallisce perché devo usare Relplot se voglio fare più colonne. Comunque, UE gli dà il colore per l'appunto e ti dà già anche la leggenda con i possibili valori di Smoker. Questi qua secondo me sono dati di... Ah, questo l'altro è un database un dataset di quelli che vengono usati per fare le prove. E Seaborn ti dà una funzione load dataset per accedere a questi dati, tipo questo qua, tipo Iris, tipo cioè quello con i fiori Iris, con probabilmente c'è, non so se c'è la roba del, si chiama quell'altro, comunque c'è tutta una serie di dataset
open, quindi disponibili per chiunque, pensate apposta per fare delle prove, perché non sono dataset troppo grandi da avere problemi di performance, ma non sono neanche troppo piccoli da non essere significativi, e in questo caso per l'appunto ti fornisce proprio una funzione per scaricarli al volo, quindi se andassi a cercare chissà dove, eccetera. E non avete visto i tempi di caricamento perché l'ho scaricato oggi pomeriggio, solo per quello, però un minimo di tempo per scaricarlo ci vuole, e forse più per collegarsi al sito che non altro. Forse size lo prende, però anche la parentesi, vero? Sì. Esatto, in questo caso mi dà anche, in questo caso ho aggiunto anche il size, ad esempio. In realtà ormai sta diventando praticamente uguale all'esempio del rel plot che avevo prima, che fa esattamente quella cosa che mi indicavano prima, cioè aggiungendo anche col, mi divide i grafici per un valore all'interno della colonna time, in questo caso. Possiamo scambiare ad esempio con Smoker, ad esempio. Scusate, lo smoker. Dovrebbe cambiare di nuovo due grafici, però scambiando le due colonne visualizzate. Cioè i grafici, il grafico smoker di qua, il grafico. Ah, ok, in questo caso però devi cambiare, perché ok, sto usando anche per style questa cosa qua. Andiamo via. Ok, ecco. Qua si comincia, diciamo, a vedere l'approccio di chi deve analizzare i dati, ovvero il cercare di visualizzare più informazioni possibili in maniera significativa. Quindi in questo caso sto confrontando sono gli stessi dati. Da un lato ho quelli, nel caso dei fumatori, dall'altro dei non fumatori. Il blu e il giallo e l'arancione mi dividono le due fasce pranzo cena. Questi, siccome sono, è un dataset sulle mance, presumo in America, perché i tips sono quelli. E vabbè, in questo caso la size mi dice semplicemente, andare a vedere cosa size in realtà. Ah, beh, c'è total bill, ok. Perché se per esempio con una bill da 4, da $40, okay, okay, 4 di tip, se le persone lo fanno la size del puntino, che è andato più. Questo l'ho visto per la prima volta oggi. Quindi giustamente, sì, per l'appunto, anche, per caso, anche da remoto non so se si è sentito. Sulla X ho a questo punto quanto è stato pagato in totale il valore del conto. Sulla Y la mancia, e Smoke dice se è un fumatore oppure no, time se è pranzo o cena, e size per l'appunto la quante volte quel dato lì si è ripetuto, diciamo. Ok, e cioè qua si vedono delle differenze. Ad esempio nel caso dei fumatori c'è una correlazione, si vede perché c'è praticamente una correlazione tra dei non fumatori, scusate, e c'è una correlazione tra il totale del pranzo. Esatto. Dall'altra parte c'è un po' qua, ma c'è anche molta gente variegata. Dice qualcosa questa informazione? Sono pochi dati, quindi magari sono solamente venuti così sto giro. Però esatto. I fumatori sono più attenti alla percentuale. Sono più bravi a fare i calcoli. Si vede che a furia di calcolare, ma c'ho un tot sigarette, ma c'ho i soldi per prendere il pacchetto delle paglie, non lo so. Nulla di più difficile. Ok, va bene. Allora, io direi che Sibo per l'appunto. Oh, qua. Allora, Bocchi in realtà, allora, per darvi un'idea, allora, vi do un accenno a cos'è il mondo di Bocchi, di Bokeh e HoloView. E praticamente alcuni anni fa si sono diffuse delle librerie che basano, e invece che essere librerie Python che generano, fanno tutti i loro magheggi e generano alla fine un'immagine, e si sono generate le librerie per generare dei grafici
dinamici, quindi che sfruttano fondamentalmente il JavaScript, quindi una pagina web e il JavaScript all'interno. Soprattutto perché Matplotlib è molto bello per fare grafici statici, ma quando si tratta di fare un grafico in cui devi cambiare dei parametri in tempo reale, eccetera, apri di cielo. Le animazioni sono un parto, di solito quello che fai è creare delle GIF alla fine, perché è l'unica cosa che riesci a fare con Matplotlib. Dentro Jupyter sono riusciti a fare delle cose molto interessanti, ci sono due o tre plugin che ti permettono di fare delle cose molto interessanti, molto dinamiche, usando tra l'altro gli slider nativi di Jupyter. Anche lì c'è un plugin apposta per fare questa cosa qua. Quindi dopo tu magari c'hai il tuo grafico, c'hai i dati divisi per unità temporali, ti fai lo slider e vai avanti per anno, e lui ogni volta che muovi lo slider ti cambia i dati all'interno. Sarebbe stato bellissimo avere un esempio di questa cosa qua, ma non ce l'ho. Cercherò di farvela immaginare. E qual è il problema? Matplotlib per fare questa cosa qua o è incasinatissimo da usare o è estremamente inefficiente. Anche dentro Jupyter spesso i grafici sono pesantissimi da far girare. Mi ricordo avevo provato con dei grafici in 3D che non andavano, erano sempre impantanati. E avevo dei computer comunque con un buon processore e tutto, quindi sia processore che scheda video, quindi non era il computer collo di bottiglia, erano proprio i grafici che erano inefficienti da far schifo. E per l'appunto sono nate a un certo punto due grosse librerie, una è Bokeh, l'altra è Plotly. E adesso per darvi un'idea di quello che... Bellissimo il mio grafico. Il grafico non va perché non ho installato i plugin. Non è vero. Ah, eccolo. Ok. Il solito problema. Allora. Esco tipo... Okay. No, ma neanche con Bokeh. No. Infatti adesso è partito. No. E che con... non è Bokeh, è per fare gli slider con Jupyter, che serve un plugin. Devi installare un plugin. Adesso basta installare il pacchetto. Installi i Pi widget e fa tutto lui. Mentre tempo fa serviva installare uno di quei pacchetti di Jupyter, c'era quel concetto, meno le estensioni, ma ormai sta sparendo anche quel lavoro lì. Torniamo a Bokeh, scusate. Bokeh, per l'appunto, è un grafico dinamico. E mentre prima tutti i grafici che abbiamo visto erano delle immagini, io le ho generate, me la buttate nell'output nel mio ambiente Jupyter. Questo è... c'è del JavaScript, sta eseguendo in tempo reale quello che faccio, quindi posso muovere l'immagine, posso, se tengo punto CTRL, zoomare, se attivo lo zoom con la rotella posso zoomare nel grafico, visualizzare i dati, posso selezionarli, purtroppo se zoomo troppo sparisce il grafico, quindi ho vari tipi di zoom, c'era la possibilità di fare dei disegni, fare ad esempio le selezioni tipo lazzo, in GIMP o Photoshop, cioè ha tutta una serie di funzionalità e tra l'altro non mi ricordo se era direttamente dentro Bokeh o comunque ci sono delle librerie apposta per fare slider e quant'altro con cui tu puoi controllare i dati, modificarli in tempo reale, puoi visualizzare in tempo reale i tuoi dati e smanettarci come vuoi. Il problema di questa roba qua è che si porta dietro una complessità maggiore. Bokeh in particolare ha il problema che è una libreria molto a basso livello. Cioè in Bokeh tu non definisci uno scatter, fai un grafico di punti, tu fai un grafico di marker, i pallini che c'erano negli scatter, quindi gli passi l'elenco dei punti, gli dici come vuoi il marker, lo devi configurare. Se vedete qua c'è per fare questo grafico qua c'è un sacco di codice, in realtà c'è la banca abbastanza bene, è comunque uno scatter, perché adesso hanno aggiunto le funzioni rapide, ma c'è da creare comunque la sorgente dei dati. Non gli piace se gli passi i dati con X e Y. Dovrebbe prenderli in realtà, ma bisogna vedere com'è la sintassi adesso. Di nuovo, se non avevo tempo per fare i grafici con Matplotlib, figuriamoci con Bokeh ultimamente. Qua ci ho perso veramente tanto tempo. E dentro Jupyter queste soluzioni qua sono super potenti e super versatili. Fuori sono un pochino più complicate. Perché praticamente se sono all'interno di uno script, all'interno di un progetto fatto per i cavolacci miei,
quando lancio Bokeh, lui mi aprirà una pagina web. Quindi il mio codice Python lancia una pagina web e dentro la pagina web c'è il mio grafico. Non è proprio intuitivissimo, diciamo, per uno che comincia. Meglio Matplotlib, se devo fare un grafichino semplice. Però, ad esempio, io a un certo punto avevo delle esigenze di avere dei un grafico che si aggiornasse in tempo reale, man mano che i dati diventavano disponibili. Avevo eseguivo un codice che ci metteva 3-4 ore per finire l'elaborazione, per una rete neurale all'epoca. E non potevo stare lì e aspettare che finisse tutto quanto e poi vedere i grafici di quello che succedeva. Avevo bisogno che venissero aggiornati in tempo reale. E Matplotlib, all'epoca, era un disastro per fare questa roba qua. Con Bokeh ci sono riuscito. Plotly è, diciamo, il concorrente di Bokeh. All'epoca era molto più semplice e molto più immediato, mentre Bokeh era veramente complicato, ma non era completamente open source. Era un ibrido. Avevano fatto uno strano ibrido per cui una parte del codice era open source, un'altra parte no. Non potevi modificare delle cose. Plotly era strano all'inizio. Adesso è completamente open source. Quindi c'è la versione community, è completamente open source e accessibile. E dicono che funzioni anche abbastanza bene. Se vado sul sito, vi faccio vedere. Partiamo da Plotly, che io... Però Plotly io non l'ho praticamente mai usato, perché quando avevo tempo di provarlo, c'era quel problema lì del non open source. Se... ad esempio... cosa? Qua fa vedere tutta la roba di galleries, darvi qualche idea. Comunque, ecco, l'unica cosa che Plotly, col fatto che si sta appoggiando molto a Dash, sta andando più verso, diciamo, le dashboard, verso per creare proprio delle dashboard dinamiche in cui far interagire l'utente, visualizzare grosse mole di dati, e anche perché, per l'appunto, potendo utilizzare dati, forse qua, ecco. Per l'appunto. Andiamo. Ok. Allora, il resto sono tutti per modificare i dati all'interno, anche se poi non funziona qua. Il grafico che ti genera Plotly, esattamente come Bokeh, è quello che vedete qua, ok? E anche qua abbiamo un grafico che comunque è dinamico. Posso muovermi nel grafico, posso fare delle cose, posso selezionare. E se i dati cambiano in tempo reale, posso modificarli in tempo reale. Qua, tra l'altro, loro ti forniscono già una piccola applicazione con anche già gli elementi per modificarlo, quindi cambio il... penso che sia... esatto, è lo stesso dataset di prima, tra l'altro. Adesso non so come funziona. Ah, perché va a fare... no, però adesso non fa più fare il bagaglio, perfetto. Comunque... stessa situazione di Bokeh, praticamente. Okay. E anche qua c'è tutta la loro sintassi, sulla documentazione c'è tutto. Se avete a che fare con enormi mole di dati e avete bisogno di fare grafici un pochino più elaborati, io vi consiglio il progetto HoloViews. E praticamente... hanno preso quello che era la potenza di Bokeh, non ce la farò mai a pronunciarlo correttamente, e hanno creato praticamente delle funzioni standardizzate. Cioè, all'inizio con Bokeh la funzione scatter, adesso non mi ricordo se non c'era, ma comunque era molto limitata. HoloView aveva tutta quest'altra roba invece più ad alto livello. Cioè, tutte le funzioni ad alto livello che noi ci aspettiamo di trovare in un grafico, in una libreria del genere, qua ci sono. E ha tutta la gestione di annotazione dei dati. Cioè, quella cosa che abbiamo visto quando ho creato l'oggetto data e accedeva ai dati tramite il nome è alla base di quello che è la struttura di HoloView. E tu, prima di fare qualunque cosa, devi crearti la tua struttura dati. Poi, da lì, fai quello che devi fare. Qua, se avessero una bellissima gallery, qua, come vedete, solito codice. Tra l'altro, il loro sito è tutto composto da di Jupyter Notebook, resistatici. L'appunto, questo qua abbiamo il grafico, questa è una GIF. Vedere un gramazza, sto qua. Se ho un po' di culo, dovrebbe esserci.
Comunque permette di fare un sacco di roba. A me questa mi è tornata utile soprattutto perché dovevo lavorare con delle immagini e con bokeh da solo era un parto lavorare con lavorare con delle immagini fondamentalmente. Qua c'erano tutte le librerie che funzionavano bene. Non so lo stato attuale, nel senso che l'ultima volta che ho usato in maniera estesa queste librerie qua era, secondo me, almeno 3 anni fa. 4, perché era 2018. Le ho riutilizzate nel 2019 per un altro progetto, ma ho usato solo il minimo essenziale. Ma soprattutto lì mi ha stupito quanto si è evoluta negli ultimi anni, in realtà, perché la sintassi che c'era 4-5 anni fa era molto più pesante che nei periodi in cui lo usavo pesantemente. Questo applicato, comunque, quest'ultima parte era più per dirvi esistono anche altre soluzioni più articolate, più complesse, richiedono, hanno un, c'è un blocco all'entrata notevole perché per appunto sono librerie più sofisticate, ma si può fare. Ma Matplotlib comunque rimane al momento la libreria più immediata. Ci sono delle alternative a Matplotlib, quindi librerie molto semplici e molto snelle, ma poi hai il problema che spesso a un certo punto ti manca un qualche grafico, ti manca una qualche opzione. Matplotlib, per quanto gliene possiamo dire su, una qualche soluzione per fare il tuo grafico come lo vuoi tu, di solito la trovi. Al massimo ci diventi scemo. Ma in qualche modo ce la fai. Va bene. Allora, io per stasera chiuderei qua. Quindi, ci sono domande o parti che non sono state chiare, perché ripeto, questo giro purtroppo questa settimana ho avuto un po' di casino, non sono riuscito a finire le slide come volevo, quindi sicuramente qualche dettaglio si è perso e non sono stato completamente chiaro. Se c'è qualche domanda, qualche dubbio, anche dalla chat, se qualcuno è ancora sveglio. Se no, direi che possiamo chiuderla qua. Magari all'inizio della prossima lezione preparo faccio un paio di esempi con Bokeh e Plotly, ve li faccio vedere al volo così per vedere come effettivamente si può usare magari dei dati in tempo reale o roba del genere. E se trovo del codice già pronto più che altro, perché se no poi non riesco a fare altra roba. Prossima lezione, guardiamo velocemente Pandas. Non entro nei dettagli perché Pandas è la definizione stessa della tana del bianconiglio, cioè entri e non esci più. Cioè, la documentazione è enorme, piena di roba che dici: ma perché? Ogni cosa si può fare in 16 modi diversi e ti chiedi perché. E quindi vedremo un po' le prime funzionalità. Faremo un paio di grafici con Seaborn giusto per vedere come funziona e proviamo a buttare giù un esempio di applicativo insomma, di machine learning o giù di lì usando SciPy o scikit-learn. Adesso vedo un attimo cosa posso avere di interessante. Essendo la prima volta che faccio il corso, ovviamente è tutto un po' in corso d'opera, però insomma si fa quel che si può. Faccio magari un esempio un po' interessante da prendo uno di questi dataset standard e vediamo di analizzare dei dati, fare delle predizioni, qualcosa. E o di analizzare qualche dato, insomma, con dei grafici opportuni. Quindi direi che siamo a posto. Signori, siete congedati. Chiudo la chat. Buona serata a tutta la gente in chat.